E allora? Allora andiamo! Ciao a tutti! E bentornati sul canale da Elisa e da Enrico. Oggi siamo a Cremona, siamo arrivati qui con il nostro van Giovannino nel nostro on the road estivo e ora siamo pronti ad esplorare questa città e assaggiare le sue prelibatezze. E incominciamo facendo un giro in Piazza Lodi. Ma non siamo a Lodi, siamo a Cremona. Cremona. Poi per cercare un po' di fresco ci ripariamo sotto gli alberi nel parco Giardini Pubblici Papa Giovanni Paolo II. E poi subito di vicino andiamo a farci un giro alla Galleria 25 Aprile. Andiamo, andiamo. Cremona ha origini celtiche, ma la sua fondazione avvenne per mano romana dopo la guerra tra Roma ed i Galli nel 218 a.C. Lì vicino c'è Piazza Stradivari, con la statua del famoso liutaio a dimostrare la grande tradizione della liuteria cremonese. E arrivati in Piazza del Comune? Sì, che è la piazza principale della città, dove ci sono i monumenti principali di Cremona. Le chicche, ovvero il Torrazzo, il Palazzo del Comune, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Battistero. E adesso andiamo a vedere la cattedrale perché il Torrazzo e il Palazzo del Comune sono chiusi, quindi attenderanno domani mattina. Il Duomo di Cremona, noto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, fu edificato nel XII secolo ed è definito anche la Cappella Sistina della Pianura Padana. Bello girare per Cremona, una città piena d'arte e di cultura, ereditate da un passato economico molto fiorente. Buongiorno! Siamo appena svegliati qui a Cremona. Sì. E siamo venuti per fare colazione in una delle aziende storiche della città, uno dei marchi famosi in tutta Italia e anche nel mondo, la Sperlari, per il suo torrone. Per provare finalmente il suo famosissimo torrone, entriamo! E non solo torrone artigianale di tutti i tipi, qui potete trovare anche liquori, mostarde e prodotti tipici del cremonese e non solo. Ovviamente cosa andiamo ad assaggiare? I classici alla mandorla. Torroncini classici alla mandorla. Adesso mangerò il torrone dopo un bel po' di tempo. Ah no! L'ultima volta è stata a Malta, poco tempo fa, quindi vi consigliamo di andare a vedere il video sui cibi tipici di Malta. Il sapore è davvero ottimo. È davvero una bella dolcezza. Duro dove c'è la mandorla ovviamente, ma poi è morbido. Con questo mazzolino, oltre a quello classico alla mandorla, ci sono anche le varianti al limone, all'arancia e al caffè. Spettacolo! Da torinesi assaggiamo il bacio di Cremona, che anziché essere fatti con le nocciole, hanno le mandorle, hanno la farina di mandorle. Impressioni? Allora, non è troppo dolciastro, quindi mi piace. È buonissima la cremina di cioccolato che c'è dentro e poi essendo la mandorla ricorda un po' i dolci forse della Sicilia. Quindi? Quelle cose di pasta di mandorla, e quindi questo è un invito più che esplicito ad andare a vedere i video su Palermo e Catania. E dopo aver finito una bella mangiata ci aspetta una bella scalata qua sul Torrazzo, più di 500 gradini. Andiamo, va, che è lunga. Situato di fianco al Duomo, con i suoi 112,54 metri,
Oltre ad essere il simbolo principale della città, è una delle torri campanarie in mattoni più alte d'Europa. E i suoi 512 scalini, passanti per stanze intermedie adibite a museo del tempo, vi portano sulla cima per avere una vista panoramica a 360 gradi su tutta la città. E dopo 502 gradini? Siamo finalmente arrivati in cima e il panorama vale la fatica di salire fin qua. Sì, siamo anche un po' più magri ora. Abbiamo digerito tutto quello che abbiamo mangiato. E ora corriamo al battistero. Sì, c'è il biglietto cumulativo, salita al torrazzo più battistero 6 euro, altrimenti solo il torrazzo 5. Dopo il bellissimo battistero, subito lì vicino c'è il Palazzo del Comune. E vi consigliamo di visitarlo, il Palazzo del Comune, perché merita. Sì, ed è anche gratuito. Esatto, ma ve lo mostriamo ancora. Dopo tutto questo visitare, la pancia incomincia a farsi sentire e ci dirigiamo verso una trattoria tipica. Abbiamo trovato un ristorante tipico cremonese, si chiama El Sorbir, è proprio qua alle nostre spalle. Yeah. Adesso entriamo perché abbiamo molta fame. Andiamo! Questo è il salame. E di questo tagliere è la cosa più tipica proprio di Cremona, gli altri sono salumi dei dintorni e questo invece proprio del luogo. Questo è proprio il tipo di salame che piace a me, non troppo duro e secco ma morbido al morso e saporito e gustoso. Allora, il marubino è pasta fresca fatta in casa all'uovo con un ripieno di carne brasata. La pasta è morbidissima e sottile, il ripieno alla carne è gustoso e delicato allo stesso tempo e il bagnetto che c'è sopra è una sorta di cremina di brasato che rende tutto davvero delicato e piacevole al palato. Il risotto col salva invece è salva cremasco, che è un formaggio tipico cremasco, rosmarino tritato. Ovviamente domina il formaggio cremasco qua nel riso, che rende tutto cremoso, che ammorbidisce ancora di più il riso, e con l'olio insieme è perfetto, davvero, davvero buono. All'interno di questa cocotte di terracotta abbiamo un pezzettino di gallina, la costina di maiale, la lingua, il cotechino e un pezzettino di manzo. Sembra di mangiare un tonno, si scioglie, scioglie in bocca. Non ha peli sulla lingua. Non hai trovato dei peli? No, lei ti dice le cose come sono. Ed è buona. Buonissimo. Sapore forte, sa di senape, ma comunque si sente il retrogusto del frutto e del dolciastro. Però un bel mix tra piccante e dolce. Da provare. Diciamo che valorizza i sapori. Dopo aver mangiato benissimo, ci dirigiamo verso il Museo del Violino, perché grazie al suo passato economico fiorente, dovuto alla sua posizione centrale sul Po, Cremona fu ed è culla della liuteria italiana e mondiale. Grazie all'ufficio del turismo che c'è nella piazza principale dove c'è il torrazzo, esatto, abbiamo scoperto che ci sono delle visite guidate presso un liutaio e noi stiamo per andare a fare una di queste. Esatto, e vi portiamo con noi come al solito. Esperienza che vi consigliamo vivamente, perché solo un liutaio può spiegarvi il processo di realizzazione di un violino, dalla materia prima alla lavorazione, ai test, fino al prodotto finito. Come al solito, con Giovannino alle nostre spalle, anche queste esperienze in quest'altra città del nostro tour con Giovannino finisce qua.
Speriamo che Cremona vi sia piaciuta, che vi abbiamo fatto venire voglia di organizzare una gita fuori porta qui e che le cose che abbiamo assaggiato vi abbiano fatto venire fame. Sappiamo che è una città più che altro autunnale e invernale a livello di tradizioni e specialità culinarie, quindi culinarie. Torneremo sicuramente anche in quel periodo e comunque speriamo che il nostro video vi sia piaciuto, che la nostra semplicità vi sia arrivata diretta verso il cuore. E se è così, aiutateci iscrivendovi al canale, attivate la campanella e seguiteci anche su Instagram. Sì, ci vediamo nella prossima città. Alla prossima, ciao, ciao.